Salve carissimi amici YouTube, qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi col Topolino 3429 con questa bella cover ad opera di Fabio Celoni, i colori sono di Luca Merli. Ho preso la copia cartacea perché in realtà ho preso anche le carte da gioco. Nel bundle insieme viene 6,50€ se non ricordo male, quindi sono 3€ il topolino, 3,50€ il mazzo di carte. Può essere piuttosto accettabile se volete per l'appunto una bella coppia di mazzi per poter giocare insomma carte con i due mazzi di due colori. Topolino bello ricco, bello denso di cose, di informazioni, di cose da analizzare, di cui parlare, con tante prime capitoli piuttosto interessanti. Un editoriale, quello di Alex Bertani, che ci va a spiegare alcune cose, in particolare ci parla della futura storia, dell'ultima avventura di Reginella, di Vito Stabile, Stefano Zanchi e Alex Bertani stesso, che in un qualche modo ha collaborato in maniera anche abbastanza attiva, per come viene detto qui e per come ci viene detto nell'intervista finale a Vito Stabile e Stefano Zanchi, una storia che per l'appunto avremo modo di leggere e di analizzare in futuro. Ci viene detto anche che Paper Bridge tornerà a breve, c'è anche una pubblicità all'interno di questo topolino che lo dimostra, il 25 agosto tornerà. E per il resto l'editoriale si ferma un po' qui, parlando di queste future storie, mettendo un pochettino di hype. Io aggiungo una mia cosa assolutamente personale: sarò via, sarò in ferie, quindi lo anticipo, la settimana dal 23 in avanti, quindi per quella settimana non aspettatevi un video di Topolino il venerdì, perché sarà proprio materialmente impossibile farlo. Recupererò al più tardi lunedì, mi viene da dire, visto che avrò modo sabato e la domenica di leggere il topolino e di farci il video sopra dedicato, quindi pazientate per quel weekend, poi le cose torneranno più o meno alla normalità, almeno me lo auguro, con quasi un video al giorno, diversi video da recuperare nel frattempo, quindi non vi lascerò a bocca asciutta in quella settimana. Sto tardando a pubblicare dei video che ho già registrato proprio per avere almeno 2-3 video a settimana nelle prossime settimane. Ci ho detto, sigla e poi analizziamo il contenuto di questo numero di Topolino. E partiamo alla grandissima con Io sono Macchia Nera. Marco Nucci ai testi, Casti alle matite. Ed è una cosa molto peculiare che Casti sia solo ed esclusivamente alle matite. L'avevo già accennato settimana scorsa, visto che credevo che Casti avesse collaborato anche alla stesura dei testi di questa storia, cosa che però non viene minimamente accreditata. Per come ne parla Casti stesso, sembra che si sia focalizzato e concentrato unicamente sulle matite. Il risultato finale è davvero convincente per quel che riguarda questa storia dal punto di vista grafico e visivo, e Casti è perfettamente riconoscibile, ma si nota un'evoluzione, un cambio abbastanza importante rispetto a solo qualche anno fa. Il risultato finale quindi graficamente è veramente bello, con dei begli colpi d'occhi, con delle splash page davvero ben riuscite e con una china molto più leggera, molto più lineare, molto più sottile, fornita da una nuova, se non ricordo male, non dirò il nome perché non me lo ricordo, da una nuova inchiostratrice, e soprattutto dall'utilizzo del digitale per quanto riguarda le chine stesse. Il risultato finale è secondo me convincente per l'atmosfera cupa e lugubri che questa storia vuole avere. Come tutti i primi capitoli delle storie scritte da Marco Nucci, non mi sento di dire nulla di male, perché fondamentalmente Marco Nucci ha sempre quel quid, quell'idea, quel guizzo creativo che per quanto riguarda i primi capitoli è sempre dannatamente convincente. A volte si è perso in alcuni finali o finali che non mi hanno convinto, quindi lì metto le mani avanti, però per quanto riguarda questa prima parte devo dire che la cosa funziona alla grande. Tutta la storia ruota attorno ai ricordi, da lì anche il teaser un po' strano delle settimane scorse, che non si capiva che cosa volesse dire, e non dimenticate, io sono Macchia Nera, non aveva molto senso. Questo perché Macchia Nera, grazie all'utilizzo di alcuni fiori strani che vediamo proprio all'inizio della
storia sembra essere in grado di far dimenticare a tutta quanta Topolinia i suoi ricordi, a partire dalle cose apparentemente, almeno inizialmente, quelle più marginali, quelle superficiali, dove ho dimenticato questo, dove ho dimenticato quell'altro, che fine ha fatto quello, fino a, e lo vediamo, e la cosa è drammaticamente pesante se ci pensiamo, dimenticare tutto il semplice motivo per cui ci siamo alzate dalla sedia. Lo stesso, banalmente, per quanto mi riguarda, sarebbe come se io mi dimenticassi il perché sto registrando in questo preciso momento. Insomma, una catena di dimenticanze sempre più grandi e che mettono inquietudine, almeno a me hanno trasmesso un forte senso di inquietudine, positiva, nel senso che è una storia molto incisiva sotto quel punto di vista, è una storia che trasmette molta angoscia, ma quell'angoscia che in un qualche modo viene calmierata dall'insieme di battute, di situazioni che vengono imbastite, che ti strappano il sorriso, ma un sorriso in un qualche modo dolce e amaro, proprio perché, per l'appunto, si tratta di dimenticare, e dimenticare i propri ricordi vuol dire perdere la propria identità, vuol dire perdere chi siamo, vuol dire perdere ciò che ci rappresenta e che ci fa essere quello che siamo. È una storia quindi che tratta una tematica particolarmente pesante, e vederla sfruttata da un genio del male quale Macchia Nera mi sembra una bella escamotage e un bel modo di rivalorizzare il personaggio, per quanto Macchia Nera rimanga un po' sullo sfondo. Non si capisce bene che cosa voglia effettivamente fare, dove voglia effettivamente arrivare. Rimane un po' lì, di sottecchi, è quella figura che agisce ma non agisce, non è lui in prima persona, è lui in prima persona, rimane tutto un po' aleggiante nel mistero, e la cosa fa veramente tanto piacere. Rispetto alle storie di Mr. Vertigo, posso dire che come tematica, come struttura della storia, della prima storia, se vogliamo, anche di Mr. Vertigo, ho preferito il primo capitolo di Mr. Vertigo, perché lì mi è sembrato ancora più incisivo Marco Nucci, ma come rilancio di Macchia Nera, secondo me, si comincia alla grande. Poi ovviamente staremo a vedere dove si andrà a parare, ma questa coppia, Nucci-Casti, sembrano promettere cose buone, soprattutto se in futuro la collaborazione possa essere un pochettino più trasversale, più 360 gradi. Una bella storia d'inizio, un bel esordio per questo nuovo rilancio di Macchia Nera, che mi fa venire hype e voglia di leggere gli episodi futuri. Si prosegue con Paperinicchia e la minaccia alla fattoria di Marco Gervasio per i disegni di Giuseppe Facciotto. Disegni che mi hanno convinto più di quelli di Cesarello, anche se mi sono sembrati, soprattutto nelle prime scene al deposito, molto ricchi di dettagli, un po' appesantiti, come se non si fosse giostrata al meglio, in modo tale da alleggerire un po' le singole vignette, in previsione forse anche di una maggiore esaltazione dei disegni stessi nella ristampa che uscirà prossimamente sul Topolino Extra. Quindi è quel mix di scene molto cariche di dettagli che appesantiscono un po' la lettura, ma che su un formato più grande verranno valorizzati, si avrà modo di non vedere sfondi un po' piatti. Il risultato finale comunque è accettabile, e quindi si può andare avanti. I disegni ben fatti li ho preferiti molto a quelli di Cesarello, che invece mi è piaciuto molto sui topi. Al di là di questa notazione per quanto riguarda i disegni, la storia imbastita da Marco Gervasio sembra molto interessante. Che cosa succede? Succede che De Paperone non vuole pagare più tasse di quante non vuole, fondamentalmente, e per farlo sceglie di vendere dei terreni agricoli di sua proprietà, che magari non gli fruttano molto e quindi può valer la pena, per pagare meno tasse, venderli, e li vende a Red Duncan. E questa cosa qui mi piace, perché Red Duncan sta diventando l'antagonista, il villain di Paperinic, in una maniera piuttosto convincente, piuttosto marcata. Un villain incredibile nella posizione di villain, perché fondamentalmente è interessato ai suoi puri interessi economici, e non c'è nient'altro che lo muova, diversamente da un Paperone o un Rocker Duck, che sì, magari sono stati avversari di Paperinic, ma le loro mire erano un po' più giocose. Red Duncan invece è più realistico come antagonista, e la cosa mi piace davvero davvero tanto. Che cosa succede? Che per errore Zio Paperone vende anche la fattoria di Nonna Papera.
E questa cosa qui, che ha apparentemente del surreale, porta Paperino a interagire per primo. Ancora una volta mi viene da dire che la scelta di Marco Gervasi è quella di suddividere la storia in due tempi, così come faceva Martina ai tempi, le storie di origini, dove nella prima storia abbiamo tutta, diciamo, l'esplorazione, l'esposizione della vicenda, cosa succede, che cosa non succede, e in cui è Paperino a interagire, mentre la risoluzione spetterà, diciamo, la vendicazione, il suo vendicarsi di Paperinik subentrerà in un secondo momento, in quello che sarà il secondo capitolo. E sono davvero curioso di vedere come la situazione andrà a risolversi, visto che per una volta tanto tutto quanto è legale, tutto quanto è lecito, non c'è nulla a cui apparentemente Paperinik si possa appigliare per risolvere la situazione, anche se una cosa che viene detta su una particolare legge può portare ad una risoluzione in una certa determinata maniera, però staremo a vedere se Marco Gervasio vuole andare o meno in quella direzione. Per quel che mi riguarda, un capitolo decisamente riuscito, una bella storia di Paperinik, di Paperino in realtà, visto che Paperinik praticamente non compare. Il risultato finale quindi è decisamente più che soddisfacente. E non vedo l'ora anche qui di avere il prossimo numero per vedere come Marco Gervasio tirerà fuori le castagne dal fuoco ai nostri protagonisti, in particolare ad una nonna papera che non ha più la fattoria. E passiamo a Topolino e l'Oscura finale, capitolo 3. Le stelle sono come puntini ad opera di Tito Faraci per i disegni di Libero Ermetti, disegni e supervisione dei colori, la ricordo sempre. Non cito ulteriormente i disegni e i colori perché sono veramente magnifici. Faccio i miei più sinceri complimenti perché la resa sul Topolino, anche cartaceo, che ho finalmente modo di vedere perché la sto sfogliando mentre faccio questa video opinione, davvero valida, davvero di altissimo livello. L'ho letta su tablet e lì i colori, diciamo, più accesi, più luminosi del tablet danno ancora più risalto a questa colorazione, ma anche sul Topolino la cosa regge alla grandissima. Quindi complimenti, bel lavoro di colorazione e bello stile di disegno, ma da Libero Ermetti l'ho sempre detto che il suo stile mi è piaciuto, quindi non mi dilungo troppo. Per quanto riguarda invece la storia in sé per sé, è la classica risoluzione di un giallo alla Tito Faraci, fondamentalmente, che però arriva dopo un primo capitolo particolarmente smorto in cui è successo un poco e nulla, una seconda parte di indagine, e qui abbiamo ulteriori indizi che Topolino dovrà mettere insieme per riuscire a capire chi sta orchestrando il suo piano per boicottare le Olimpiadi, non Olimpiadi di Topolinia. La storia funziona tutto sommato, però non mi ha fatto impazzire. Nel complesso, la storia soffre nelle sue tre puntate di un ritmo un po' altalenante, un primo tempo troppo lento e troppo poco incisivo. Una seconda parte, secondo me, già più vivace sotto questo punto di vista, e una terza parte che chiude bene il cerchio, rendendo comunque interessante la storia che si è letta in una qualche maniera. Non una storia imprescindibile del Topolino, ma unita alle due storie precedenti, formano un trittico di storie, secondo me, decisamente ben riuscite per un Topolino che nella sua conclusione è decisamente più che consigliato. Un gran bel numero di Topolino, e pensando che sia un periodo estivo dove di solito il Topolino va un po' scemando, anche se l'anno scorso anche d'estate ci avevano messo dei bei carichi da 90, devo dire che fa davvero davvero piacere, una bella cura, un bell'interesse per quelle che sono le storie principali di questo numero. Si prosegue con Gastone e la spiaggia della sfortuna di Marco Bosco per i disegni di Giulia Lomurno. Disegni di Giulia Lomurno che mi sono piaciuti molto più della prova precedente, mi è sembrata molto più incisiva, molto più a suo agio rispetto alla storia scorsa. Abbiamo un Gastone che va in spiaggia dove fondamentalmente viene trovato dai bassotti che vogliono sfruttare la sua fortuna per fare dei furtarelli, e però Gastone sembra non avere fortuna e quindi spetterà ai bassotti, diciamo, fornirgli la fortuna che gli serve per trovare oggetti per poi rapirlo. Questa è grosso modo l'idea, il grandissimo piano dei bassotti. E storia piuttosto divertente, molto leggera, molto semplice. Poco convincente per quel che mi riguarda, e qui, visto che si parla di una disegnatrice ai suoi esordi, segnalo la mia criticità, per quanto può
può essere presa e buttata nel cestino come al solito, sui capelli di Gastone, che risultano, almeno per quanto riguarda il ciuffo in alto, un po' troppo appuntito, un poco ben amalgamato col contesto. Non so come spiegarmi meglio, ma sembra un po' molto posticcio. Che lo è, ma in questo caso mi è sembrato ancora più del solito. Per il resto, i vari character, sia quelli classici, Gastone, i Bassotti o tutti i personaggi che sono stati creati ad hoc per questa storia, mi sono sembrati ben contestualizzati, ben presenti all'interno della storia, piacevoli da vedere, e quindi una storia che tutto sommato visivamente è appagante per una breve di poche pagine che magari non strapperà il sorriso a tutti, ma comunque risulta più che godibile. Chiude l'albo Battista Filo e l'affare Vacantiero di Giorgio Fontana per i disegni di Carlo Limido. Disegni che, ecco, qui mi sono sembrati meno convincenti, alcune figure, alcuni occhi, alcune cose, alcuni dettagli in quella mi sono sembrati un po' troppo strampalati, un po' troppo stralunati, ma de gustibus, come si suol dire. Una storia che vede Battista dover per forza di cose fare una vacanza perché la congrega dei maggiordomi ha deciso che deve fare vacanze, fondamentalmente non so dove andare, troverà Filo che lo inviterà a fare una vacanza in una spiaggia lontana dove lui vorrà cercare di fare affari, ed ecco che comincia una storia anche piuttosto rocambolesca, anche piuttosto lunga, piena di gag, più o meno tutte divertenti, con Battista e Filo Sganga, una strana coppia che ha interagito poco e nulla nel corso degli anni, ma che in definitiva mi è piaciuta leggere, una storia di conclusione di Topolino come secondo me dovrebbe essere, una storia che comunque riesce a divertire, non una storia di punta, non una storia che verrà ricordata negli annali del Topolino come chissà che cosa, ma una storia che riesce a fare il suo, intrattenere, divertire, chiudendo il Topolino con un sorriso e una leggerezza tipica di queste testate, dopo in realtà una storia anche piuttosto forte e iniziale. In conclusione, un Topolino che mi sento di consigliare. Se nelle settimane scorse ero un filino più titubante, questo numero qui, vuoi per le due storie giunte alla loro prima puntata, quindi all'inizio, quindi perfettamente fruibili e che potenzialmente renderanno valido e interessante, se si mantengono le aspettative, anche il prossimo numero di Topolino, un numero che mi viene da dire è, non saprei dire se il migliore di quest'anno, ma molto probabilmente tra i migliori. È un Topolino solido che non pecca mai, tranne che forse nelle ultime due storie, ma che vengono ampiamente ripagate dalle storie precedenti. Sono due storie che sì, si lasciano più che leggere, sarebbero tranquillamente storie che se dovessimo dare un voto a livello di giudizio finale sono un 6,5-7, quindi una storia più che discreta tutto sommato, ma che hanno alle spalle tre episodi delle tre storie principali di questo numero così forti che ti viene a dire vabbè, qualunque storia sarebbe sfigurata in una qualche maniera, storie comunque di rilievo, di livello, interessanti, divertenti, non fanno male a nessuno. Ecco, diciamo che se il livello fosse stato quello delle ultime storie, sì, tranquillo, leggero, leggetelo, vale la pena farsi due risate, qui invece il livello è molto alto, quindi assolutamente un numero consigliato. E questo è un po' quello che avevo da dire per oggi. Come al solito vi aspetto nello spazio commenti per sentire la vostra, se avete preso questo numero, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, siete d'accordo con il mio punto di vista, non lo siete. Discutiamone, parliamone, come sempre, qui sotto nello spazio commenti di YouTube. Da Francesco, dalla soffitta di camera mia è davvero tutto, e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!